L'apertura di un comitato elettorale a Castellabate rappresenta un profondo interesse e attenzione del candidato Franco Alfieri per il comune. Con queste parole il segretario del PD cittadino, Clemente Migliorino, ha aperto l'incontro politico a Castellabate alla presenza del candidato alle regionali 2015 Franco Alfieri, alla deputata Sabrina Capozzolo, al sindaco di Montecorice Pierpaolo Piccirilli, al consigliere PD Marco Rizzo, al consigliere di Nocera Inferiore Luigi Pepe e al vice sindaco del comune di Agropoli Adamo Coppola e tanti elettori e simpatizzanti. La regione Campania è davvero accomunata da questo malgoverno, da queste conseguenze del malgoverno che certamente si sono aggravate in questi 5 anni di centrodestra, ma che comunque probabilmente subiscono anche dei ritardi, ci sono delle responsabilità che vengono un po' dalle gestioni passate. E allora rispetto a questi disastri della sanità, veniamo da un territorio, il nostro, dove è stato chiuso l'ospedale, l'unico ospedale chiuso in regione Campania, e la responsabilità della sanità in provincia di Salerno, diciamo così, è aggravata e la possiamo addebitare e ascrivere a un gruppo politico ben determinato, che oggi lo vedo ben presente anche in questa città, già ci sono i manifesti belli grandi, Fratelli d'Italia. I disastri della provincia, i disastri della sanità in provincia di Salerno, li possiamo ascrivere totalmente a questo gruppo militare, diciamo un governo di colonnelli, che hanno soltanto eseguito ordini, che hanno soltanto penalizzato territori facendo arretrare diritti e creando privilegi personali per qualcuno ma senza alcuna utilità per le popolazioni e le comunità. E io perché dico aprire a Castellabate è un atto di grande attenzione che ho voluto dare a questa comunità, ma io dico qua è un po' più facile per me, perché qua quando si parla di Franco Alfieri, nel bene e nel male, sono una persona che voi conoscete, una persona che sapete come agisce e che soprattutto gli effetti del mio impegno politico, quelli della provincia li avete conosciuti fino al 2009, e mi pare che fino al 2009 la situazione della viabilità provinciale era tutt'altra cosa, non c'è stata una strada che è stata esclusa da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dal 2009 un disastro. E poi da vicino, immediatamente, noi siamo confinanti, io sono sindaco d'Agropoli del 2007, sapete a pochi chilometri che cosa è accaduto, che cosa è successo, quali trasformazioni sono avvenute e quale miglioramento della qualità della vita si è stati capaci di dare a una cittadina grazie all'azione politica. E se una classe dirigente fa accadere delle cose in un comune, in una provincia, probabilmente dobbiamo credere che quella classe dirigente, una classe dirigente nuova, può far accadere anche le cose in regione Campania.